Sì, perché mi sono fatto male a fine settembre, quando il campionato poi è iniziato in ritardo, quindi solo 3 partite ho potuto disputare, è stato un brutto colpo, però purtroppo il calcio è questo, capitano anche gli infortuni, bisogna rimettersi in gioco con quest'anno chiaramente. Sì, è sicuramente una bella partita perché noi comunque veniamo da un'importante vittoria a Potenza, loro sono una squadra che sta dimostrando di poter lottare per i posti per l'alta classifica, per cui ne verrà sicuramente fuori una bella partita. È chiaramente emozionante perché è la mia ex squadra, ma bisogna mettere da parte diciamo le emozioni e pensare che se uno può essere disponibile di dare il massimo per questa maglia, perché per me rimettermi in gioco quest'anno è fondamentale. Certo, è un ruolo difficile perché chiaramente quando stai fuori per tanto tempo, 3 mesi non sono pochi, la squadra chiaramente ha elementi importanti, quindi devi cercare di riconquistare la fiducia del mister ma anche dei tuoi compagni, cercando di essere all'altezza. È una sfida chiaramente bella e impegnativa, però io perlomeno darò il massimo per cercare di essere funzionale alla causa. Il Catanzaro ha dimostrato di tenere ampiamente testa a tutte, se non superiore per lunghi tratti della partita con tutte le squadre che ha incontrato. È chiaro che gli episodi per diverse partite non sono stati a nostro favore, arbitrali e non, però non bisogna attaccarsi a queste cose. È chiaro che si può lavorare ancora, si può migliorare, ma ripeto, il Catanzaro ha dimostrato di essere una squadra che può lottare benissimo per il primo posto, questa è la verità. Ma la Casertana mi sembra che stia un po' cambiando l'assetto che aveva inizialmente, quindi se in partenza doveva essere la squadra da battere, in questo momento ha un po' perso quelle che erano le loro certezze di inizio campionato. Credo che il Catania, la Juve Stabia sono comunque squadre importanti per questo campionato, non stanno acquistando grandi giocatori al momento, però sicuro faranno colpi importanti prima della fine della sessione di mercato. Noi credo che siamo una squadra competitiva, io non sono discorsi che mi competono a parlare di mercato, però credo che il Catanzaro, se si vorrà rafforzare, chiaramente prenderà le giuste decisioni in questo mercato. Ecco, questo è il mio pensiero. L'aspetto che questa squadra è una squadra che si batte 90 minuti, che crea in continuazione, che non pensa a gestire il risultato, ma cerca sempre di andare a costruire azioni da gol. È una squadra giovane che ha veramente voglia di fare bene, perché l'ho dimostrato tutte le partite, agonismo, qualità, quindi secondo me veramente ha espresso un calcio che in questo girone credo nessuno giochi, ci sono pochissime squadre che hanno questo tipo di propensione all'attacco e alla fase difensiva anche con pochi elementi, quindi noi dimostriamo di essere una squadra compatta ma allo stesso tempo di essere molto propositiva, che è una qualità difficile da trovare in Serie C. Non lo so, sono tutti giocatori comunque navigati, a me piace Celiento, per me è un giocatore molto forte, parlo dei miei compagni di reparto, Riggio, sono giovani anche che stanno facendo molto bene, quindi diciamo che credo che più o meno tutti hanno rispettato le aspettative, nessuno diciamo in partenza partiva come sfavorito e adesso sta dimostrando di essere un giocatore forte. Secondo me tutti avevano delle qualità che si sono viste in ritiro e poi chiaramente con i carichi di lavoro che poi sono andati scemando sono venuti fuori i reali valori di ogni giocatore, questo è il mio pensiero. Il fatto che loro sono una squadra che la mette da un punto di vista agonistico, quindi cerca nella pressione, nella corsa, anche nell'impostazione di gioco, comunque è un po' simile al nostro perché sono una squadra propositiva che crea molto, quindi sono due moduli simili perché 3-4-3 contro 3-4-3, anzi uguali, che si affronteranno a viso aperto e quindi ci possono essere diverse occasioni da entrambe le parti, ma credo che il fattore campo per noi sia determinante e speriamo di raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati in settimana. Sì, è un bel rullino di marcia sicuramente, però per me che sono stato fermo tanto sarebbe anche un buon motivo per rimettermi un po', no, minuti nelle gambe, magari nelle partite di Coppa che potrebbero essere utili a appunto rimettere minuti nelle gambe, perché sarebbe fondamentale per me riprendere un po' il minutaggio.